perché una strada sembra quasi un circuito di Formula 1. Si presenta così l'asse attrezzato di Corso Indipendenza a Catania, l'arteria a scorrimento veloce che lo collega con l'autostrada A19 per Palermo. Un progetto realizzato 4 anni fa e che da allora ha cambiato il volto del rione Carcaci e dei suoi residenti. Scarsa illuminazione, sporcizia e mancanza di segnali sono tra le principali problematiche dell'asse nella parte che va da via De Gregorio, proseguendo per via Sessa, dove tra l'altro le macchine sfrecciano a velocità, poi via Fioravanti per ritornare nuovamente sul Corso Indipendenza. Un'opera inutile a sentir dire non solo gli abitanti, ma anche tanti commercianti del quartiere, che lamentano i danni economici che stanno subendo con un calo nell'afflusso delle vendite. A questo poi si aggiungono anche i problemi relativi alla circolazione e soprattutto alla sicurezza. Ma sono un sacco i problemi, perché la gente non può scendere qua a comprare. La prima cosa, la gente non può comprare, e poi la gente qua è a rischio perché la buttano a terra, la buttano. L'altra sera ho visto una macchina che è andata a controsenso. Io spero che questa strada la aggiustino più presto. E lei vorrebbe di nuovo il doppio senso? Sì, io sì. Ad accendere ancora una volta i riflettori sull'asse attrezzato i consiglieri della quinta municipalità Tania Tasco, Salvo Anastasi e Antonio Mascali, che oggi si sono recati sul posto per chiedere di nuovo a gran voce interventi all'amministrazione comunale. Il progetto viario adottato per l'innesto al Corso Indipendenza del resto non ha fatto altro che creare rischi ai cittadini. Ecco perché dalla municipalità arrivano altre soluzioni, come quella di creare una rotatoria. Da 4 anni viviamo nel caos più totale, molti non rispettano la segnaletica, inoltre siamo anche stati spettatori di molti incidenti, persone che salgono e scendono a controsenso e purtroppo ancora non si è fatto niente. Per quanto riguarda la scuola Pietro Mascagni, che l'illuminazione è molto scarsa e nelle ore di punta, come l'entrata e l'uscita, si crea troppa confusione, molti ragazzi saltano il guardrail per non fare il giro ed è anche molto pericoloso. L'abbiamo trattato come commissione, anche come consiglio itinerante, dove è stato ospite l'assessore D'Agata e altri tecnici, ma ancora non si è visto nulla. Non arrivano risposte dall'amministrazione? No, per niente, è sorda. I 4 chilometri dell'asse ricordiamo che ricadono nel territorio della quinta e sesta municipalità che già lo scorso dicembre si erano riuniti in seduta comune. Certo è che gli interventi sono necessari e che non bisogna perdere altro tempo.